Salve, professor Ghilardi, le rivolgerò alcune semplici domande. La prima domanda che le volevo porre era: che cosa significa oggi avere un approccio interculturale? Hai detto bene, approccio, nel senso che quello interculturale non può essere, io credo, un super sistema che integra e esaurisce tutti gli altri. Un approccio interculturale significa un amore per la contingenza, per la limitatezza delle singolarità e una presa di distanza da quel luogo che spesso consideriamo ovvio a torto, a partire dal quale diciamo noi che si contrappone ad un loro, un'identità che si vuole difendere invece di pensarsi come necessariamente, costitutivamente aperta. Questo è, secondo me, un atteggiamento, un approccio di tipo interculturale, la capacità di pensare l'identità sempre come processo, mai soltanto come sostanza, come qualcosa di statico. Perché studiare oggi la filosofia? Ma questa è una domanda che in effetti forse in ogni epoca ci si può porre. Si danno tante motivazioni di recente anche per quanto riguarda la scuola, si pensa che la filosofia sia importante da un punto di vista etico-politico perché allena il cittadino nella tradizione occidentale in particolar modo a pensarsi nel rapporto con la comunità. C'è una motivazione di carattere logico, logico-argomentativo, la filosofia addestra a un certo tipo di ponderazione nella possibilità di dialogare, di aprirsi all'altro, di discutere e c'è una motivazione di ordine, potremmo dire, anche etico e formativo complessivo, diciamo un argomento di tipo culturale. Per la cultura occidentale la filosofia ha sempre rivestito un ruolo fondamentale. Io potrei anche dire che però la filosofia o si studia perché la si ama, altrimenti non ci sono motivazioni stringenti e cogenti. Un conto è proporla nei programmi scolastici, allora le motivazioni che ho detto possono essere importanti e utili. Ma se si dovesse scegliere un percorso universitario o farla diventare una disciplina che ci accompagna per la vita, non ci sono criteri di utilità. Non è questo. La filosofia non può essere studiata perché serve o non serve, ma perché è qualcosa che ci trasforma e di cui sentiamo in un certo senso la necessità.